Amici, buongiorno. Rispondendo alle domande di tanti appassionati, ho deciso di mettere insieme una serie di piccole clip che spieghino i vari settori presenti nelle spiagge, nella maggior parte delle spiagge. Quindi stiamo parlando di spiagge che vanno dalla Sicilia alla Sardegna al Mar Tirreno, e per cercare appunto di rispondere a un'esigenza che è di molti: dove lancio le mie esche e come scelgo il settore dove iniziare a pescare. Vediamo un pochino che cosa succede. È importante però sapere come si forma l'onda. Il vento comincia a soffiare, la perturbazione incombe, cresce l'onda, si alza, vediamo l'altezza dell'onda, ma quando frange? Frange quando l'altezza dell'onda diventa superiore alla profondità dell'acqua sottostante. E da qui possiamo arrivare a parlare anche delle famose rotte di pascolo. Sono due disegni tratti dal libro di Sandro Meloni. Il pesce si sposta dalle zone rocciose con la corrente alle spalle e poi risale controcorrente seguendo il profilo della spiaggia e quindi del moto d'onda. Già questo disegno è chiarissimo. E adesso decidiamo dove metterci. Ho scelto una serie di immagini aeree, non solo, di spiagge varie, Sicilia, Sardegna, Mar Tirreno, per cercare di capire quali sono eventualmente i posti migliori da scegliere. Cerchiamo di capire dove va la corrente come tiro. Ho tirato un legnetto che ora andrò ad evidenziare. La corrente è molto forte, va verso sinistra. Ne seguiamo la traiettoria per cercare di capire veramente l'intensità, decisamente forte, lo spostamento anche in metri al secondo, e poi decidiamo come mettere i travi, considerando che lanciando dritto davanti a noi avremo una pancia maggiore, lanciando leggermente angolata a sinistra la pancia sarà minore, ma in entrambi i casi il filo si disporrà nel letto della corrente. Capito qual è la direzione della corrente, già abbiamo un'idea di massima da che parte cominciano a arrivare i pesci. I pesci risalgono la corrente, mediamente. Ora dobbiamo capire, abbiamo la distesa d'acqua davanti, dobbiamo capire come comportarci, che cosa vedere, e ho deciso di scegliere tre o quattro situazioni diverse in spiagge completamente diverse tra di loro. Vediamo dall'alto questa spiaggia, ripresa di drone di Jonathan Paolicchi, e vediamo che in distanza ci sono questi due canali. Il primo canale non troppo funzionale ai nostri usi, qualche predatore. Secondo canale interessante, profondo, sui 50-60 metri. Terzo canale, che è quello che poi va in mare aperto, a una distanza di 90 metri, 100 metri, lanci lunghi. Immediatamente dopo la frangenza, sicuramente un settore positivo. Quello che va notato in questa situazione è che la spiaggia purtroppo è molto omogenea, quindi i canaloni non si evidenziano molto dalla linea di costa, però nella parte alta dello schermo possiamo vedere che ci sono delle fratture. Queste fratture sono interessanti. Ed eccole qua, due canali d'ingresso, ho fermato l'immagine, sono canali in cui possiamo sicuramente avere delle ottime chance di cattura, perché sono i luoghi dove entra il pesce. Secondo esempio è la spiaggia La Playa di Catania. Qui vediamo un canalone classico che si può vedere facilmente da riva, perché notate quanta frangenza c'è alla nostra sinistra e fra pochino alla nostra destra, e quanto sia assente un vero e proprio lago in cui il fondale è molto morbido, in cui è assolutamente obbligatorio lanciare le nostre esche a seconda della provenienza della corrente, un po' più a destra, un pochino più a sinistra. Vedete che il canale ha due spaccature da cui entrano, all'interno della quale entrano nella frangenza i predatori, e non soltanto loro, in funzione delle fasi di marea. Quindi questa è un'altra zona molto importante. Eccoci alla spiaggia di Sabaudia, primo pescatore con una scelta sbagliata o quasi della zona di pesca. Un canale e dopodiché chiuso davanti, quindi necessità di lancio lunghissimo. Secondo pescatore, posizione perfetta, rientranza sulla sabbia, davanti a lui un canale completamente spalancato, è l'unico posto che vedo dove si può pescare. Qui siamo ancora nella spiaggia di Sabaudia, è una visione ancora più chiara del settore perfettamente aperto davanti al pescatore che sta lanciando. Posizione perfetta, situazione di pesca sicura. Ecco nuovamente la spiaggia di Sabaudia per vedere che in uno
tratto di mare abbastanza consistente, ci sono soltanto 5-6 aree pescabili, le altre è meglio lasciare perdere. Altra situazione tipica, davanti a noi, leggera frangenza a sinistra, leggera frangenza a destra, nulla in mezzo. Ecco il settore, guardate infatti come è la spiaggia leggermente più ripida. E vediamo con questa osservazione, che cerca di essere esplicativa in tal senso, che il pescatore si è messo esattamente davanti al canale che vediamo sulla sinistra, che è chiarissimo, eccolo qua, un canale assolutamente perfetto. Questa è una zona di pesca meravigliosa, non a caso ci sono due canne da pesca di un locale che sa esattamente il fatto suo. Va notato come la spiaggia sia più inclinata e vi siano delle rientranze, segno evidente che in questa zona il mare è leggermente più profondo proprio per la presenza di un canalone senza frangenza là fuori. E questa è una situazione assolutamente perfetta. Guardiamo già con questa immagine quanto è ripida la spiaggia, che bel canalone davanti c'è leggermente spostato sulla sinistra. Siamo in bassa marea, quindi si alzerà ulteriormente. Notiamo l'inclinazione della spiaggia veramente alta, pescosa già nei primi metri di spiaggia, con un canale completamente già aperto a sinistra. Gradualmente quello davanti andrà a aprirsi man mano che sarà la marea. Leggermente sulla destra quel po' di turbolenza che ci permette di poter insidiare praticamente ogni cosa. Una riflessione tecnica sulla scelta del settore di pesca, resa chiarissima da questo muro. Questa è una spiaggia che riceve il mare direttamente, mare da ovest, nord-ovest, sud, sud-ovest, insomma prende un mare quasi regolarmente. È chiaro che qui davanti il mare è arrivato con grande potenza, quindi trovarsi in queste situazioni significa avere davanti, speculare, un grosso canale. L'onda arriva con tutta la sua potenza, scava e crea questi muri. Questa spiaggia a volte ha avuto anche dei muri alti 4-5 metri di sabbia, in particolare in questa zona, e si vede che tutta quest'area è un'area in cui il moto ondoso è senza frangenza, quindi sicuramente la profondità dell'acqua è superiore all'altezza dell'onda, altrimenti l'onda frangerebbe. Discorso classico. Ragion per cui già da sottoriva è possibile pescare con buone possibilità, non c'è bisogno di fare distanze. È chiaro che una canna fuori la mettiamo, Matteo ora sta lanciando e sta pescando a distanza. Ecco qui una ripresa dall'alto della spiaggia di Pescia Romana. Possiamo vedere chiaramente una serie di settori fertili, due canaloni, due zone di riporto morbide in cui poter pescare tutto quanto a portata di lancio, ovviamente l'oltre il frangente è altrettanto positivo. Spiaggia di Marina di San Vincenzo, ottimi settori, due canaloni, una punta con un settore esterno, si vede anche dalla turbolenza in acqua quante aree di pesca possibili ci siano. Marina di Sorso Platamona, spiaggia leggendaria con strutture di roccia sugli 80 metri circa, bisogna stare un pochino attenti, si vede, l'ho segnalata in chiaro, aree molto belle nelle spaccature tra i muri di roccia, ci sono chiaramente dei canali meravigliosi dove pescare, attenzione alla corrente laterale fortissima, accentuata appunto dalla roccia. Spiaggia di Montalto, mare perfetto, piuttosto impegnativo, vediamo una serie di canaloni uno dopo l'altro, il mare che viene a colpire la spiaggia in modo importante, e possiamo vedere quanti settori di pesca validi ci sono davanti a noi, lateralmente, sotto, e tutto questo è evidenziato dalla presenza di queste vere e proprie dune di sabbia che si susseguono. Dobbiamo solo scegliere dove metterci. Io mi metterei leggermente sulla destra rispetto al pescatore e quel legno, perché lì il canale è già aperto e c'è moto ondoso davanti al pescatore, ma la parte di sinistra comincerà a essere sicuramente produttiva non appena salirà leggermente la marea. Una zona impegnativa di vero surf che può garantire delle catture anche molto importanti. Vediamo che è possibile stendere terminali lungo tutta la lunghezza della spiaggia per almeno 40 metri, oppure con un lancio molto lungo andare oltre la frangenza e avere le canne in pesca. Osserviamo anche
quanto è inclinata questa spiaggia, segno evidente che si sta effettuando un continuo lavoro di erosione che rende molto fertile questo ambiente di pesca. Ora, con questa panoramica abbiamo chiaramente l'idea del susseguirsi di aree aperte, aree chiuse con frangenza esterna, aree molto chiuse con un continuo di schiumate impescabili e nuovamente fine della frangenza e canaloni che si susseguono ogni 50-100 metri. Anche in questo modo li possiamo vedere, alcune aree molto ben pescose, ora ne stiamo per attraversare una straordinaria, vediamo questa piccola frangenza, da lì in poi per almeno 50 metri è tutto molto pescabile, un canale che va verso sinistra, verso sud. Area di mare calmo, Torvaianica, mare calmo, una secca a centro schermo, tre aree buone di lancio, davanti, ai lati e oltre, due canaloni segnalati dalle incurvature della spiaggia. Passiamo quindi a un'altra spiaggia, mare calmissimo, vediamo una bella punta davanti alla quale vi è una zona di riporto, di sassi fondamentalmente, e delle zone di alghe che segnalano la presenza di fondali leggermente maggiori là dove si accumulano appunto le alghe. Sono tutte zone abbastanza interessanti. Vista più da vicino, la punta, il settore misto, una situazione ideale di notte per insediare i pesci con dei lanci a margine della zona di scoglio. Sicuramente quindi una zona interessante, siamo in Sardegna, la zona di Platamura. E chiudiamo con Ezzimannu, chiari i riporti di alghe, tante zone di pesca, sono misti con alga e roccia, alga che poi nelle mareggiate viene riportata, 4-5 zone buone di pesca. Vabbè, però alla fine di tutte queste chiacchiere dobbiamo anche pescare i pesci poi. E qui una spiaggia davvero particolare e generosa, la Playa a Catania, un pesce che già si è visto naturalmente, un filmato che è già passato, un bellissimo combattimento assieme a Pino Alese e Salvo Bonaccorso, e il risultato si commenta da solo. Abbiamo trovato il canalone giusto, messo l'esca nel posto giusto, e quel giorno, oltre a spigole di taglia più piccola, è arrivata lei che è veramente la regina, per cui buona visione. Ed ovviamente ci vediamo magari sulla spiaggia a parlare di settori, a parlare di lanci, a parlare della cosa che più ci piace, ovvero il surf, quello vero, quello bello, quello con i piedi sulla sabbia e non quello davanti al computer. Serie Surfcasting Academy, perché è un pesce fantastico, preso in una giornata di sole con un mare stupendo, cosa chiedere più? Merito di questi due mega campioni al mio fianco, Peppino, Salvo, il Trabucco Staff Surfcasting Team per le Surfcasting Academy. Quale miglior modo di raccontare un pezzo di Sicilia con un pesce così esageratamente bello, un pesce che merita un sacco di fotografie, un bel batticuore, non è vero? Sì. Ma io guarda, con un pesce del genere mi fermerei, perché per noi ancora bisogna continuare. Ecco perché sono dei campioni. Adesso lo slamiamo con calma e prendiamo foto.